A spasso con lo scrittore, oggi si trova a Lucignano e siamo esattamente dentro la chiesa di San Francesco. E siamo in compagnia dello scrittore emergente Roberto Lochiatto. Ciao Roberto, benvenuto. Allora, Roberto ha scritto questo romanzo qua, Ti penso io. È proprio il suo romanzo di esordio, anche se, insomma, secondo me tu hai inganni, perché scrivi talmente bene che è veramente improbabile che tu sia uno scrittore esordiente. Sei veramente bravo. E la cosa bella di questo romanzo è che è un romanzo che è maturato nel tempo. Perché nel 2000 dovete sapere che Roberto ha avuto un incidente sul lavoro, un incidente che lo ha portato a stare in coma e durante questa sua esperienza ha vissuto qualcosa, diciamo così, un po', non voglio dire paranormale, comunque qualcosa di spirituale. E dopo 20 anni ha deciso di metterlo un po' nero su bianco. Anche se nel libro non si trova soltanto l'esperienza di questo coma, ma anche i suoi pensieri, un po' della tua vita, tra passato, presente e futuro, e sono messaggi che veramente possono essere utili a tutti, molto filosofici. Quindi iniziamo, Roberto. Da dove nasce questo romanzo e questa necessità di scrivere? Perché ti sei deciso dopo 20 anni? Niente, allora, la necessità di scrivere questo è nata, come detto, dopo 20 anni, ma ce l'ho sempre avuto in testa. Io avevo un sogno che coltivavo fin da bambino, sai, c'è chi pensa, voglio fare l'astronauta, voglio fare il calciatore. Io avevo questo sogno di fare il giornalista e mi facevo anche le interviste da solo da piccolo. E quindi questa passione per la scrittura è nata, diciamo, anche abbastanza presto, nell'adolescenza, avevo 14-15 anni, quando ho iniziato a scrivere le prime cose. E sono partito dalle poesie principalmente, e da lì poi si è sviluppato una serie di pensieri, di cose che vivevo con una certa sensibilità che penso di aver sempre avuto, a prescindere poi dall'incidente che hai menzionato. E niente, e a quel punto mi sono ritrovato, dopo 20 anni, ad avere tutti questi materiali insieme, e con dei pensieri da adolescente che sono maturati, e che avevo voglia di far conoscere, di dire: guardate, questo sono io, questo è quello che penso. E stare in un piccolo paese comporta anche il fatto che comunque sei sotto riflettori, magari anche più evidente. E quindi, diciamo, ho sempre desistito Vado a dal mettermi allo scoperto, scrivere. sì, scrivevo per me, finché poi non è capitato questo incidente che mi ha, tra virgolette, aperto un po' certi tipi di visioni. E nonostante questo, ancora ho desistito per tanti motivi. E diciamo che ho vissuto ancora di più in un modo diverso. Questo incidente mi aveva praticamente condotto, mi ha portato a vedere le cose in modo diverso, quindi ho continuato a scrivere e a un certo punto, niente, io mi sono, perché ho scelto questo posto. Sì, infatti siamo proprio nella chiesa di San Francesco, tu l'hai scelto per un motivo ben preciso, perché qui dentro c'è un affresco importantissimo che riporti anche nel libro, Che quindi ce lo porta anche, racconti. esatto. L'affresco che hai nominato si chiama Il trionfo della morte. E 4 anni fa io, niente, facevo il volontario qua per tenere aperta la chiesa, ero uno dei tanti volontari a Lucignano, e a un certo punto, nei momenti in cui non c'erano turisti, non c'era nessuno con cui parlare, e niente, rimasi affascinato dalla storia di questo affresco. E niente, ho trovato da lì l'ispirazione per poi dire, per diciamo, spiegare quello che era il mio concetto di vita E di morte. e di morte, esatto. Infatti, raccontacelo un po' questo affresco. Allora, l'affresco praticamente, come scrivo anche nel libro, rappresenta un cavallo in corsa,
che è poi la morte, con una falce da una parte e un arco ben teso, dove dietro di sé ci sono degli anziani che la bramano praticamente a morte, che dicono: "Vai, ormai siamo arrivati". Sì, perché sono malati. Esatto, esatto. E davanti, sì, quella, esatto, comunque delle persone che hanno comunque vissuto, certo. E in un certo qual modo, come ho detto, la bramano. E davanti ci sono dei giovani cacciatori dell'epoca che invece neanche ci pensavano. La morte è andata a colpire quelle persone lì. Quindi, perché non si sa mai, no? Quando esatto, è... esatto. È un po' il destino, chiamiamolo così, certo. Quindi bisogna viverla, diciamo, anche in un modo... Cioè, io la vivo in un modo, diciamo, non saprei come definirlo, molto, molto profondo, ecco, questo... È un messaggio che io vedo come qualcosa di... che sono strettamente collegate, magari è una certo. cosa banale, però la vita sicuramente sono, sono una cosa collegata. Infatti, durante il tuo coma, tu hai visto la morte, esatto. Ma proprio la morte l'hai vista come persona. Esatto. Ed hai visto anche, vogliamo dire, l'antagonista, perché tu hai visto l'arcangelo. Esatto, San Michele l'arcangelo. Quindi ci vuoi un po' raccontare di questa, niente, in questa storia, diciamo che appunto cito bene il male, la sì. vita e la morte, dove praticamente l'arcangelo Michele, che è poi quello famoso che ha scacciato il diavolo dal paradiso, praticamente mi ha accompagnato un po' in tutto il sogno, a volte manifestandosi proprio nella sua diciamo fisicità, quella classica che conosciamo tutti, quella che vediamo negli affreschi, certo. E a volte in forme un po' diverse, ma sempre manifestandosi come: "Guarda, chi sono io, sono il tuo angelo, ti spiego". E dall'altra parte c'era una morte, o perlomeno io l'ho individuata così, perché comunque nel libro parlo di questa signora, questa signora anziana incappucciata, vestita di nero, con questo rosario in mano, che parlava una lingua sconosciutissima, che poi oltretutto è stata quella che ho visto per ultimo, cioè prima di svegliarmi dal coma. Io non ho visto i famosi gallerini, dice no, ho visto una bella spiaggia, quindi, insomma, con la signora. Infatti tu mi raccontavi che sei stato anche un po' combattuto nel risvegliarti o meno, perché hai sentito un coro meraviglioso. Esatto, sì, ho sentito quello che molti definiscono il canto degli angeli, ma più che poi il canto che era meraviglioso, ma che ho ritrovato poi queste musiche new age, che magari si avvicinano molto, ma più che il canto, è la sensazione di pace che si provava. Di benessere. Di benessere. E quindi anche nel romanzo, dove spesso dico "chiudo gli occhi e li riapro", è un modo di dire che ero combattuto veramente sul fatto di: ma io quasi rimango qui. Esatto. E mi sono comparsi qua davanti agli occhi anche, guarda, è stata una cosa, i famosi flashback, mi sono comparsi davanti tutte le cose che mi legavano alla vita terrena. E alla fine ho scelto quella. Sembra quasi che l'abbia deciso io, non lo so se a un certo punto lo decidiamo veramente noi. Forse ci sta. O forse dovevi tornare qua per raccontarci queste belle cose. Grazie. Senti, all'interno del tuo romanzo c'è una Giulia. Sì. Più volte c'è questa Giulia. Chi è Giulia? Me l'hanno chiesto un tanto, sinceramente. Perché, devi sapere che in questo romanzo a volte l'incidente passa anche in secondo piano. Perché parlo anche di vita quotidiana, parlo del mio paese, di Cignano, certo. E quindi Giulia è alla fine la vita. Giulia è la vita e tutte le esperienze positive che ho vissuto, che forse sono state anche quelle che poi mi hanno riportato indietro, che ho voluto raccontare dandogli una sembianza umana e di un amore. Quindi ci ho messo anche la trama rosa all'interno. All'interno, esatto. C'è un altro personaggio femminile, un po' più piccolo, sì. che a me ha colpito. C'è Chiara, che è una bambina. Ci vuoi raccontare di Chiara? Perché tu Chiara sì. ovviamente l'hai vista sì. quando eri in coma. Sì.
Chiara, che ovviamente non si chiama Chiara, è una bambina che ho conosciuto prima che succedesse l'incidente, prima che avesse l'incidente. Ed era una bambina che accompagnavo con il bambino con il pulmino della scuola, perché ho fatto l'obiettore di coscienza nel militare. E era nato un rapporto bello, insomma, di confidenza. Era una bambina alla quale ero particolarmente affezionato. E quando poi commuove a me che non l'ho conosciuta, quando praticamente ero in coma, tra le tante cose che ho visto anche lei che mi diceva di dire ai genitori che le stava bene, che comunque lei era con loro, che nei sogni la potevano vedere, insomma cose del genere. E insomma mi sono svegliato e pochi giorni dopo essere uscito dall'ospedale, dopo un po' di riabilitazione e tutto quello che ho avuto, venne a sapere da mia madre che stava purtroppo non c'era più. Quindi sicuramente ti ha voluto lasciare un messaggio che poi sei il custode di questo messaggio per trasferirlo ai genitori. Questa è una cosa molto molto bella. È molto impegnativa. Ti penso io, come mai hai scelto questa copertina qua che so che te l'ha realizzato un tuo amico? Una mia amica. Amica, ok. Sì, una mia amica, una ragazza che non è di Lucignano di Prato, che devi sapere. E mi ha detto, guarda, io sto pensando di scrivere un libro e avrei bisogno che qualcuno realizzasse la copertina. E secondo me sei la persona giusta. E lei è molto entusiasta, mi chiese di cosa parlava questo libro. E ha realizzato questo e ha preso in pieno quello che volevi trasmettere. Esatto, e il titolo è nato, devi sapere che si chiamava Voci di Corrino per l'inizio. Era per quello, però ti penso io forse. Ti penso io perché lo sai qual è la cosa più bella, secondo me, quando sei in difficoltà e c'è qualcuno che dice stai tranquilla, ci penso io. E quindi però il pensiero era ti penso io, nel senso ho voluto mischiare un po' le cose, nel senso perché è anche bello quando una persona ti dice guarda sai ti ho pensato, e quindi ho mischiato le due cose e è venuto fuori questo. Sicuramente nel momento in cui tu eri in questa fase comatosa tra l'esserci e non esserci, tante persone ti hanno pensato e tante preghiere sicuramente ti hanno riportato qua, io ci credo a questo. Beh Roberto, nel tuo libro c'è tanto di più e lo scopriremo sicuramente quando sarà occasione di poter fare una presentazione, ma siamo un po' in difficoltà, ma comunque la faremo. Quindi scopriremo che all'interno del romanzo ci sono canzoni nei vari titoli, ci sono anche frasi dei film e ci spiegherai perché, noi non lo vogliamo rivelare adesso. Lo diremo durante la presentazione. Se no non legge nessuno. Esatto. Invece dovete leggerlo perché ha fatto, secondo me, tu hai fatto un gran dono a tutti con questo tuo romanzo. Quindi grazie veramente di essere stato con noi, Roberto. Grazie a te. Ciao, ciao a tutti.